Ciao ragazzi, sono io, Luigi Dal Canto, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei farvi l'unboxing di un videogioco molto famoso che c'è per tutte le console, intendo dire sia per quella Nintendo, per quelle Sony, per quella della Microsoft, che c'è solo una. Che è l'Xbox. Poi ho sentito dire che uscirà l'Xbox One, che è completamente nuova, ma c'è del gioco, tanto dovreste già saperlo perché è il titolo del video, eccolo qua. FIFA 13 della EA Sport, che ovviamente i giochi della EA sono belli, EA Sport. Ah, FIFA 13, poi per la Wii U, diciamo che ne ho preso anche uno per la Wii U, ma perché ho detto anche? Adesso vi faccio vedere, se per caso non lo sapete, credo che non lo sapete perché non ho fatto unboxing, ne ho uno anche per Nintendo 3DS, ma vi voglio spiegare perché ne ho preso anche uno per Wii U, perché avevo già questo. Ah, praticamente è la prima volta che prendi FIFA. FIFA 13 è il mio primo FIFA e quindi ho deciso di prenderlo per Nintendo 3DS, perché così potevo portarmelo in giro e giocarci ovunque vado. Però poi ho scoperto che giocare con i giochi del Nintendo 3DS è più scomodo che giocare con quelli della Wii U, perché con la Wii U puoi anche invitare amici e giocare tutto, anche la Wii. Diciamo che per me sono più comode le console da casa che quelle portate, perché poi lo schermo si vede più piccolo e quindi io sono anche abituato poi a vedere cose meglio, cioè HD, vabbè il 3D si vede 3D, però non 3D della televisione, secondo me si vede meglio l'HD che il 3D. Il 3D sembra solo vero, mentre il 3D della televisione credo che sia molto meglio. E quindi ho deciso di prendere uno per Wii U, ma non lo farò solo con FIFA che c'è sia per 3DS sia per Wii U, con tutti i giochi, anche quelli di Super Mario, ad esempio il nuovo Smash Bros che c'è sia per 3DS sia per Wii U, io prenderò ovviamente per Wii U e non per Nintendo 3DS. I giochi che ci sono sia per 3DS sia per Wii U, che mi piacciono a me ovviamente, io prendo sempre per Wii U. Invece quelli che ci sono solo per Nintendo 3DS, che mi piacciono a me, come Paper Mario di Kesta, ovviamente li prenderò solo per Nintendo 3DS. Adesso mettiamo via questo, perché l'unboxing è su questo. Vedete che questo è tutto impacchettato perché è nuovo, l'ho appena preso. Qua c'è alla Join the Club. Mettiti nel club, abbiamo un'immagine di Messi. Qua un giocatore del mio, aspetta che lo vedo bene che con la camera. Non so chi sia. Ah, ovviamente testo, audio, manuale disponibile nel gioco online in italiano, c'è il manuale online anche. Qua ci sono tante cose, include la campata dinamica del gioco, il nuovo play in package, più cosa, credo che questo contenga un'aggiunzione in più di quella del 3DS. Aspetta solo che vedo. Allora qua c'è scritto gareggia, è diverso, vabbè. Poi qua ci sono tutte le cose del calcio, tutta l'associazione di calcio, FIFA.com, e questi sono tutti i controller con cui potete giocare. Ovviamente il Wii Gamepad che ce l'ho, il Wii Pro Controller che non ce l'ho, il telecomando Wii da solo, oppure anche con l'uncia che si è attaccato al comando Wii, oppure col controller tradizionale che ce l'ho. L'unico che mi manca è solo il Wii Pro Controller. Allora faccio vedere un po' a scatto. FIFA 13 è l'icona del canale Wii U, Nintendo Network, dice possiamo giocare online. Beh, abbiamo visto tutto. Ovviamente come altre scatole, solo che è della Wii U, che sono azzurre. Bene, diciamo che non c'è tanto. Ho questo coso che non ho capito bene cosa, poi mi informerò. Apriamolo. Allora, abbiamo il disco che è bellissimo, con la tribuna. Bello, con delle scritte model, no vabbè, FIFA 13, FIFA e a Sport Wii U. Ecco, Gianni, PEGI 3, ma si può, un bambino di 3 anni vuole che giochi con FIFA 13, ma al massimo da 7 anni in su. Il manuale, come vedete, è molto povero, diciamo, molto povero, dicendo che ha poche pagine, c'è solo PEGI, che a me non me ne può fare nemmeno di PEGI, perché io gioco con qualsiasi gioco, ho anche preso uno da 18 anni che era della seconda guerra mondiale contro i tedeschi, che i tedeschi si erano vendicati agli italiani perché gli italiani si sono arresi e i tedeschi si sono arrabbiati,
supporto online, supporto telefonico. Allora, il manuale di istruzioni online, questa è solo una garanzia. E questo invece è il coso del Club Nintendo, che ovviamente registrerò perché sono iscritto al Club Nintendo e non vi faccio del codice perché lo voglio io mettere io. Poi registro anche la Wii U perché c'è un modo per registrare la Wii U. Adesso questo lo mettiamo qua. E invece questo, il coso del Club Nintendo, lo metto insieme a un altro che non ho registrato, che non so di cosa sia. Vedete, ne ho due che l'ho trovato sul tavolo abbandonato. Mi ha detto: ma di che cos'è? Cosa? Che sapete, a mia casa l'ho trovato sul tavolo. Credo che sia solo fortuna. Mentre questo ho già registrato. Potete anche guardare il codice, tanto l'ho già registrato. Provate a registrarlo, non funzionerà. Bene, allora. E per questo è tutto. Allora. Questo FIFA 13 e la Wii U, non vi faccio vedere il gameplay, ma ve lo farò vedere in un altro video, solo per non far diventare troppo lungo il video. Allora, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!